Benvenuti e bentrovati sul canale di Sfizi di Calabria. Oggi voglio salutare particolarmente quella fetta di fan, quella fetta di mio pubblico che si preoccupa spesso per la mia salute. Dice: ma non mangiare sempre pesante, mangia più leggero, il colesterolo è qua e là. Innanzitutto grazie perché vi preoccupate per me. Vi posso garantire che i miei valori sono tutti a posto. Però vi voglio accontentare con questo video oggi, perché vi faccio vedere l'alternativa alla carne. Vi faccio vedere quando a casa mia si mangia pesce. Così in Calabria come a casa mia, quando si fanno le cose le facciamo per bene, a modo nostro assolutamente. Quindi chiedo già anticipatamente scusa a tutti gli chef, a tutti i ristoratori, se magari non siamo stati in grado di preparare il pesce, perché la carne ti puoi anche un po' improvvisare, però il pesce si prepara in un certo modo. Noi ci siamo arrangiati per il nostro gusto. Io vi auguro una buona visione e buona estate come al solito, buona continuazione di vacanza per chi è soprattutto in Calabria da queste parti. Venitemi a trovare e buona visione. Iniziamo con un paio di chili di lupini che sono stati sgusciati e dei quali è stato ricavato il prezioso brodetto che ci servirà poi per insaporire il primo piatto. A seguire continuiamo con il pulire circa 2 kg di mazzancolle. Le abbiamo prima sgusciate senza romperle, poi abbiamo staccato la testa e le zampette e abbiamo potuto così facilmente pulire il filo nero intestinale che hanno sul dorso. Qui invece abbiamo già fatto aprire circa 5 kg di cozze. Metà le andremo a sgusciare per il primo piatto, il piccolo Pietro ci fa vedere come si fa, e l'altra metà ce le conserviamo per farle poi gratinate. Ottimo lavoro caro Pietro, bravissimo, ecco qua, queste sono quelle sgusciate e qui poi ne abbiamo altre ancora da fare e soprattutto dobbiamo conservarci il brodo. Abbiamo poi i gamberoni sono circa un 4 kg che andiamo ad incidere sul dorso, così siamo facilitati per asportare sempre quel filo nero intestinale. Ci vuole un po' di pazienza, ma per la pancia questo ed altro. Qui abbiamo dei calamari che poi faremo fritti, verranno tagliati a rondelle e poi passeremo con la semola e l'olio bollente. In precedenza abbiamo già sgusciato un paio di chili di gamberetti e ci siamo conservati le teste perché andiamo a ricavare un prezioso brodetto che ci servirà sempre per poi insaporire il primo piatto. Abbiamo messo un paio di spicchi d'aglio, un po' di pepe nero, dell'olio extravergine di oliva e andiamo a buttarci le teste, così da ottenere un brodo concentrato dal sapore molto intenso e gustoso, che si realizza proprio così, con gli scarti, con i gusci e con le teste. Le facciamo soffriggere in questo modo qua, schiacciandole un po' con la fiamma abbastanza viva e poi andiamo a sfumare con del vino bianco. Facendo così evaporare la parte alcolica, andiamo ad aggiungere circa un paio di litri d'acqua e lasciamo cuocere a fuoco lento, diamo una bella girata e mettiamo il coperchio. In tutto lo lasceremo cuocere per un'oretta abbondante ed è sempre utile tenerne un po' anche nel congelatore, così ogni qualvolta si farà un piatto di pesce possiamo aggiungerne un po' e insaporirà tantissimo il nostro piatto. Adesso pensiamo all'aperitivo. Andiamo a tagliare un po' di insalata del tipo iceberg, questa bella croccante e verde. Qui ho preparato una salsetta con un po' di maionese, brandy e un po' di ketchup e ci tuffiamo dei piccoli gamberetti che avevamo in precedenza sbollentato. Facciamo girare, amalgamare bene con la salsa, così da preparare il classico cocktail di gamberetti. E come piatto andiamo ad utilizzare queste mezze conchiglie. Così anche l'occhio avrà la sua parte, belle abbondanti. A quest'altro angolo del tavolo c'è Pino che sta iniziando a preparare gli spiedini con i gamberoni. Ne mette 3 ogni coppia di spiedini e poi verranno arrostiti direttamente sulla pietra lavica. E anche questa è fatta. Continuiamo a pensare all'antipasto e andiamo a preparare
delle piccole barchette con questa insalata di totano pescato direttamente da me proprio ieri sera. Questo è stato sbollentato e poi condito con olio extravergine di oliva, prezzemolo, aglio ed è una squisitezza, tenerissimo. Andiamo a riempirle per bene a più non posso queste deliziose barchette che faranno da antipasto. Ed eccole qui tutte disposte nel porto, ancora per poco, tra poco andranno a tavola. E arriviamo quasi all'orario del pre-tramonto, verso le 17 di sera, ci mettiamo all'aria aperta per iniziare a preparare il primo piatto. Andremo a fare poi stasera un bellissimo risotto di mare. Innanzitutto abbiamo messo a scaldare l'olio insieme all'aglio, nel quale facciamo rosolare a fiamma bella alta, mi raccomando, è importante che non devono venire bolliti. Dicevo, facciamo rosolare per qualche minuto questi calamari che poi andiamo a sfumare sempre con un po' di vino bianco e ce li mettiamo da parte. Questo è quel brodetto con le teste dei gamberi che è stato bello filtrato, nel quale andiamo ad aggiungere anche il brodo delle cozze e il brodo dell'apertura dei lupini. Con tutta questa parte liquida andremo proprio a risottare il risotto. Per intanto adesso lo dobbiamo tostare, come giusto un filino d'olio extravergine di oliva sempre. Andiamo a mettere 1,5 kg per noi di riso, visto che raddoppia e noi ci piace soprattutto sempre che il cibo sia abbondante, non dobbiamo mai lesinare sulle porzioni o dobbiamo essere liberi se ci viene a trovare qualche ospite di potergli dire siediti che abbiamo da mangiare in abbondanza. Abbiamo aggiunto anche questa volta un po' di vino bianco e iniziamo a risottare aggiungendo gradatamente il brodo. Un coppino per volta, man mano che glielo facciamo assorbire, giriamo. Anche se la padella è antiaderente, comunque giriamo ugualmente. Il brodo deve essere sempre caldo e la prima varietà di pesce che andiamo ad aggiungere sono proprio i calamari. Solitamente il tempo di cottura per un risotto alla pescatora è di circa 20 minuti, mezz'ora. Mentre io continuo a girare e inizio a percepire un profumo strepitoso, voi avete tutto il tempo per iscrivervi al canale di Sfizi di Calabria su YouTube, attivare la campanellina in basso a destra e condividere il video se invece lo guardate da Facebook, mettendo anche un mi piace alla pagina, così sarete sempre avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Nel frattempo sono state aggiunte le mazzancolle e i gamberetti perché stiamo giungendo quasi a fine cottura, quindi la parte più delicata viene aggiunta verso la fine. Giriamo per bene il tutto senza far rompere i gamberetti e l'ultimo pesce che andremo ad aggiungere sono proprio le cozze. E nonostante stiamo cucinando all'aria aperta, vi assicuro che fuori c'è un profumo pazzesco di mare e credetemi, non vedo l'ora di assaggiarlo. Infine, ecco, andiamo ad aggiungere le cozze e anche i lupini sgusciati all'inizio. Ultima girata e poi possiamo finalmente portarlo in tavola. Vedete com'è bello morbido e ricco di pesci, così ci piace. Lo lasciamo ancora un po' sul fuoco, nel frattempo gustiamo l'antipasto, iniziando proprio da quei gamberetti con la salsa rosa che sono davvero squisiti e aprono lo stomaco, aprono l'appetito. Così come fresca e graditissima questa insalata di totano fresco. Si sente benissimo il bel gusto dell'olio extravergine unito al limone e al prezzemolo e poi il gusto particolare e intenso del totano che conosciamo benissimo. Queste erano le cozze alle quali è stato aggiunto sopra del pane saporito con aglio, prezzemolo, un bel filo d'olio extravergine di oliva e poi sono state fatte gratinare nel forno. Eccole qui, vi assicuro che erano davvero squisite e infatti guardate come sono belle rosolate. Va a finire nel porto della mia bocca.
E ritorniamo al risotto che ormai è pronto, gli mettiamo giusto qualche cozza decorativa, una bella spolverata di prezzemolo fresco tritato e si va a tavola. Ma a proposito di decorazione, il mio amico Pino, che è un appassionato di decorazione, ha detto: il tuo piatto voglio preparartelo io, voglio renderlo elegante ma non gourmet, o meglio, non con la porzione gourmet. Infatti, come coppa pasta ha preso proprio la forma delle tortine, quelle piccole, già ci va un piatto di riso. Gli dà una bella livellata e chissà che magari può essere un mio modesto consiglio da lanciare ai ristoranti stellati. Va bene la presentazione del piatto, la decorazione, ma mettete un quantitativo consono a quello che uno spende, no? Almeno esce dal locale, ha assaggiato la qualità, ma anche la giusta quantità. E infatti Pino, siccome non bastava il primo coppa pasta, ha aggiunto anche un secondo piano dove va sapientemente a decorare con due teste di gamberi, una spolverata di prezzemolo e ci siamo. Il mio piatto questa volta a valanga elegante è pronto e finalmente posso degustarlo. Mamma mia ragazzi, credetemi, si sente il mare. Devo dire la verità ed essere sincero, io non sono un mangiatore di riso, ma quando lo mangio così alla pescatora oppure al forno, sono le due preparazioni mie preferite, mi fa impazzire. E a proposito, se vi va di vedere come faccio il riso al forno, fatemelo sapere nei commenti, che alla prossima occasione vi accontento e faccio una nuova video ricetta. Buonissima anche la cozza, che nel frattempo si è riempita di riso. E nel frattempo che abbiamo mangiato il riso, la pietra lavica è arrivata a temperatura, possiamo distenderci comodamente gli spiedini con i gamberoni. Anche questo è un secondo piatto gustosissimo, semplice e anche molto leggero. La cottura è veloce e contestualmente da quest'altra parte invece stiamo friggendo i calamari passati nella semola. Guardate che bella frittura, deve venire bella dorata, è così che ci piace, in modo che avremo un bel secondo di calamari e gamberoni. Ecco il piccolo pietrolino che si dà da fare rigorosamente con le mani, come giusto che sia quando si mangia a casa in relax. Si può mettere da parte anche un po' il galateo. E adesso tocca anche a me, io questi ne vado matto. In genere ne mangio dai 10 o 15 a pasto e sono buonissimi, soprattutto appena caldi. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e alla prossima!